Il rotavirus è un virus altamente contagioso ed è il principale responsabile della gastroenterite acuta nei bambini al di sotto dei 5 anni. Un caso al minuto, circa 27.000 al mese, più di 400.000 bambini colpiti ogni anno. Questi i numeri in Italia della gastroenterite da rotavirus. Una patologia molto diffusa ma poco conosciuta che provoca diarrea, febbre, vomito, disidratazione, con sintomi così gravi da richiedere anche ricovero in ospedale. Il vaccino rimane l'unico vero metodo attualmente a disposizione per prevenire queste conseguenze. La Sicilia nel 2013 è stata la prima regione in Italia a ricevere questa vaccinazione in offerta attiva gratuita, ma ciò nonostante la regione fatica a raggiungere le coperture vaccinali attese del 95%. Da più anni in Sicilia la percentuale di vaccinazione è molto più bassa rispetto al target fissato dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, 95% di bambini vaccinati. Oggi il tasso vaccinale siciliano è intorno al 50% e le province che si sono dimostrate più solerti nella vaccinazione contro il rotavirus sono Trapani, Palermo e Agrigento. La vaccinazione contro il rotavirus, così come in generale per le infezioni virali, è fondamentale perché in questi casi esistono soltanto due forme per prevenire queste patologie. Una è la prevenzione, come abbiamo visto in questo periodo, che è quello dell'igiene delle mani, che riduce, abbatte il rischio della trasmissione dell'infezione stessa, e l'altra è la vaccinazione. In studi ad ampio respiro si è visto che vi è una riduzione tra l'85 e il 95% del rischio di infezione. Qual è in Sicilia la copertura vaccinale nei bambini contro il rotavirus? Sono delle coperture che giudicherei in qualche misura sufficienti. Noi però siamo una regione che abbiamo iniziato prima l'offerta per quanto riguarda questa vaccinazione rispetto a quello che è il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, e quindi questo risultato, che potrebbe essere sufficiente per altre realtà, da noi forse non lo è del tutto. È chiaro che la situazione è stata fortemente condizionata nell'ultimo anno dalla vicenda Covid, che ha determinato un rallentamento negli accessi che ovviamente comporta anche una maggiore difficoltà per alcune vaccinazioni, in particolare rotavirus, avendo un arco temporale di possibilità di esecuzione estremamente ristretto. Come si trasmette il rotavirus? Il virus si trasmette per via oro-fecale. Quindi entra attraverso la bocca da contaminazione di acqua o di cibi contaminati, o da mani, oggetti contaminati, dalle mani sporche di chi magari non ha seguito una buona igiene. Una volta entrato attraverso il tubo gastroenterico, quindi attraverso la bocca, aderisce alle cellule dell'intestino tenue e produce una tossina che distrugge queste cellule. Questa tossina, distruggendo le cellule, provocherà un ostacolo al riassorbimento dell'acqua nel lume intestinale e quindi molti liquidi vengono eliminati dall'organismo. Non abbiamo più recupero di liquidi ed elettroliti, e proprio per questo motivo la gastroenterite da rotavirus è molto grave, perché provoca una grave forma di disidratazione che è molto più grave e molto più pericolosa nei piccoli, soprattutto nei neonati e nei bambini sotto i 15 mesi. Nel mondo il rotavirus è una delle cause di morti più comune tra i bambini al di sotto dei 5 anni. Il virus è tuttora una delle cause più comune di morte, soprattutto nei paesi del terzo mondo, ma anche in Italia, un posto diciamo che comunque viene considerato sicuramente avanzato dal punto di vista diciamo sanitario, e crea diciamo non pochi problemi. Ricordiamoci soltanto che in Italia, mediamente, nell'arco dell'anno abbiamo quasi 500.000 di bambini che sono comunque affetti dall'infezione da rotavirus. Di questi, molti richiedono l'ospedalizzazione.